Punto numero 7. Punto numero 7 è la confutazione e il confronto. C. Confutazione, l'arte della confutazione, la si capisce nel momento stesso in cui cominciamo con la curiosità e con la comunicazione opportuna a chiedere al nostro interlocutore se ha raggiunto le cose, se le ha raggiunte completamente, se le ha fatte nei tempi, ma come ha fatto a farle raggiungere, a raggiungerle in quel modo, se ha misurato e ha controllato le cose durante, se ha misurato la qualità, se ha controllato la tempistica, se ha determinato quali erano gli step di autonomia. C'è tante cose che possono in qualche modo far ottenere il risultato finale ottimale oppure nel mentre no. È chiaro che tramite domande pragmatiche la confutazione diventa molto facile. La confutazione è una pratica alla quale allenarsi. Perché confutare non vuol dire contestare. Contestare non c'è nel decalogo delle C. Ma confutare sì. Quindi io mi fido di quello che mi stai dicendo, ma se sono un professionista, un professional, che sia un imprenditore, che sia un manager o che sia un direttore, un responsabile, non ha importanza. Confutare significa chiedere, curiosità, opportuna comunicazione. Per cui la comunicazione, io capisco in testa che cosa mi ha detto, e confuto, perché gli chiedo cose che mi permettono di capire elementi che possono essere a suffragio di quello che mi sta portando, oppure che gli in qualche modo mi fanno capire che c'è qualcosa che tocca, che non va bene. E lì mi si devono accendere degli alert, e questi alert devo con la confutazione andarli a identificare, devo andarli a esporre, devo andarli a aprire. Quindi che cosa c'è che non è andato? Lo posso capire nel mentre. E qui ci vuole grande professionalità, perché l'esperienza aiuta. Se io ho già fatto quel lavoro, andrò a chiedergli delle cose, a confutargli delle cose, perché fanno parte della mia esperienza, quindi lo conosco. L'alternativa, teniamo presente, è un elemento aggiuntivo. Cioè, posso scoprire che lui ha trovato delle soluzioni che magari io non avevo, a cui non avevo pensato. Quindi magari è andato anche oltre. Tutte queste operazioni non posso farle con una comunicazione opportuna, con una comunicazione normale, scusa. La comunicazione che diventa opportuna in questo caso è quella della confutazione. Quindi uso domande e vado sempre più a fondo. La logica anche della business intelligence. Vado in drill down nella navigazione dei dati e poi scopro cose e vado in roll up, quindi risalgo aggregando diversamente. La stessa cosa dobbiamo fare noi con il nostro meraviglioso cervello per ottenere come risultato quello di avere uno schema chiaro, capire che cosa è successo, farci dare le spiegazioni e sollecitarle quando non vengono date, perché il risultato finale nella mia professionalità sarà anche l'esecuzione ottimale dei miei collaboratori. Quindi, quando parliamo di team, management del team, ma anche scelta del team e il risultato del team, ecco, tutte queste cose sono il frutto molto spesso di una grande capacità comunicativa orientata alla confutazione. Ora, confutazione e confronto, io posso in qualche modo anche mettere a confronto più elementi. Il confronto può essere orizzontale o verticale. Orizzontale tra più persone, verticale sull'asse del tempo. Quindi io posso in qualche modo confrontare degli elementi che sono accaduti in tempi diversi, oppure posso confrontare gli elementi che sono stati realizzati da persone che parallelamente stanno lavorando su questo sviluppo.
Ecco, tutte queste condizioni sono, diventano un'arte alla quale cercare di sperimentarsi, cercare di arrivare a un elemento di, in qualche modo, di dialogo ottimale, perché la confutazione può diventare uno degli elementi, anche questi, di formazione. E quindi di conseguenza entrare nell'ambito di una gestione più ampia, che significa anche che io sto formando le mie risorse tramite la confutazione, che si aspettano a quel punto che io attui, perché a quel punto hanno già capito che è un grande evidenziatore di problemi. E quindi nell'ottica ISO 9001, quindi qualità, è un'azione che mi va a intercettare, mi fa l'analisi del raggiungimento degli obiettivi. Quindi definisce esattamente i dati oggettivi. Mi permette, tramite la comunicazione, di entrare a fondo e di verificare se ci sono dei problemi. Quindi in termini di formazione è meraviglioso. Abbiamo visto in questo momento il punto numero 7, confutazione e confronto.